Ancora incontri all'interno della maggioranza per superare il momento di crisi e andare avanti col programma amministrativo. Ieri il sindaco Lubrano ha illustrato i provvedimenti realizzati dal momento dell'insediamento. Sull'assegnazione dei posti di sottogoverno pesano le divisioni nel PD e anche nella sinistra. Oggi spazio nel TG all'opinione della gente. Come di consueto, Catalan TV raccoglie il parere degli algheresi rispetto alle tematiche di attualità politica e sociale. Intanto dura presa di posizione del consigliere regionale Pietrino Fois contro il governo Monti. Grande partecipazione domenica sul campo Pino Cucureddu al torneo di calcio giovanile sui tatti dell'Alghe, organizzato dall'Alghero Calcio. Sentiamo il presidente Gianni Pais, che ha parlato anche degli interventi nella struttura di Maria Pia. Resta il problema della pista di atletica, spazio anche alla vela. Un saluto a tutti voi, ben ritrovati con la quotidiana informazione su Catalan TV. Apriamo il nostro telegiornale con la politica, ancora incontri all'interno della maggioranza per superare il momento di crisi e andare avanti col programma amministrativo. Ieri il sindaco Lubrano ha illustrato i provvedimenti realizzati dal momento dell'insediamento. Sull'assegnazione dei posti di sottogoverno pesano le divisioni nel PD e anche nella sinistra. Il servizio. Continua la verifica nella maggioranza di centro-sinistra. Tra domenica e martedì si sono visti i primi partiti al loro interno e poi tutti insieme con i propri rappresentanti. Nella serata di ieri il sindaco Lubrano ha voluto fare il punto sulle progettualità e provvedimenti realizzati fino ad oggi dal momento del suo insediamento. Una sorta di anteprima di quella che sarà l'illustrazione dei primi 100 giorni di governo cittadino. I rappresentanti politici presenti sono rimasti soddisfatti da quanto esposto e hanno voluto rimarcare la bontà del lavoro svolto fino a questo momento. Oltre a questo aspetto, almeno ieri nell'assise ufficiale, non si è parlato dei posti di sottogoverno e dell'eventuale rimpasto in giunta per la mancata rappresentanza di alcuni partiti, in particolare della porzione riferibile ad Alghero Viva e alla consigliera comunale Rosa Accardo. Ma vista la volontà di Lubrano di non toccare la giunta tecnica ad indicazione politica, gli occhi si sono rivolti da subito sulle varie partecipate e dunque Fondazione Meta, Società In House, SECAL, Consorzio del Porto, Società Consortile per l'Università, di cui si parla poco, forse perché senza emolumenti, il Consorzio Industriale, l'Area Marina Protetta e ovviamente il Parco. Proprio la guida dell'area di riserva terrestre sembra rappresentare lo scoglio più difficile da superare per l'attuale maggioranza. Resta in lizza il consigliere comunale Tanchis, ma anche Algherosa, che vorrebbe il posto per Laccardo o per il professor Torre. Secondo le nuove normative, la metà di ogni consiglio di amministrazione deve essere appannaggio di una donna, dunque un punto in più a favore dell'Accardo. Molti sono i malumori presenti in maggioranza riguardo la perpetrata presenza di persone legate all'amministrazione TED e al Popolo della Libertà, anche all'interno degli stessi CDA delle partecipate. I nodi da sciogliere sono tanti, ma è molto probabile che il sindaco insieme ai partiti a breve giungano ad una soluzione. È palese che sull'intero panorama della maggioranza pesano in maniera preponderante le divisioni interne al Partito Democratico. La volontà di far apparire tutto rose e fiori oramai non regge più. Il PD è diviso in diverse fazioni e questo sta complicando in maniera seria la verifica. D'altra parte, se i democratici avessero una voce unica, il peso dei 6 consiglieri presenti in aula si farebbe sentire in maniera chiara e decisa, mentre oggi questo manca anche nelle scelte politiche dell'amministrazione a guida tecnica. E sempre in merito alla verifica interna alla maggioranza, come ampiamente detto, sembra che il sindaco Lubrano sia intenzionato a fare una scelta interna anche per quanto riguarda la Fondazione Meta. Come avevamo annunciato, pare che il ruolo di guida sarà assegnato al funzionario del settore cultura Pietro Alfonso. Bocche cucite sul nome da parte dei consiglieri di maggioranza, che però commentano in modo positivo l'eventuale scelta di cambiare il modo di gestire la Meta. È importante ridare all'organismo la sua valenza originaria di braccio operativo del settore cultura. Così il capogruppo consigliere Mariano Melis, che evidenzia come si stia già lavorando per pianificare i prossimi eventi e i vari progetti di maggiore attrazione turistica e culturale, congiuntamente agli assessori Cardi e Caul. Dura presa di posizione del consigliere regionale Pietro Fois con il governo Monti. Il leader dei riformatori sardi in qualità di presidente della commissione bilancio lamenta l'assenza di un vero e serio impegno da parte di tutti i parlamentari sardi in difesa dell'isola. Sentiamo la telefonica con Fois, che si trova a Cagliari in regione. Onorevole Pietrino Fois, presidente della commissione regionale bilancio, ancora uno schiaffo alla regione Sardegna per quanto riguarda la legge sulla stabilità approvata dal governo nazionale. Sì, guarda, questo è un governo che inizia a avere il torcicollo,
perché continua a guardare l'Europa, continua a guardare i conti che ci impone la Merkel, quindi è un governo che non serve, è un governo che non ha nessun rapporto con le regioni, è un governo che non ha capito come funzionano i comuni, è un governo che deve far tornare i conti, ma la contabilità non fa parte della politica, la contabilità lasciamo ai ragionieri, ai commercialisti, la politica ha bisogno di difendere ritardi, questioni, la politica ha il dovere di difendere i costi del lavoro, di crearne altri. Ebbene, con questo sistema noi non possiamo fare più nulla, non solo, eravamo deficitari circa le risorse che il governo doveva darci già dall'anno scorso, ma in Italia ulteriori 300 milioni, mi dica lei che bilancio possiamo fare. Io sto dicendo già da tempo che secondo me avremmo dovuto, ho fatto diversi appelli in commissione, ho fatto diversi appelli pubblici, noi avremmo dovuto già l'anno scorso disobbedire al patto di stabilità. Noi dovevamo sforarlo, assumerci le responsabilità, perché noi abbiamo un statuto speciale che a questo punto viene calpestato sistematicamente. Non sarebbe forse arrivato il momento di fare un'assemblea permanente tra consigli regionali e parlamentari in difesa proprio dei diritti della Sardegna? Guarda, ognuno se facesse il proprio dovere per l'incarico che ricopre non ci sarebbe bisogno di fare nessuna assemblea. Certo che questa è una partita che noi combattiamo come consiglieri regionali, ma mi creda che molti parlamentari e senatori, se avessero espresso il loro parere e soprattutto in momenti delicati come il voto alla finanziaria dell'anno scorso, avessero messo sul tappeto la questione Sardegna, forse il governo ci avrebbe pensato qualche voto in più prima di fare i tagli che ha fatto. E veda un po' che cosa è successo infatti in Sicilia, dove i parlamentari sono andati a Monti e gli hanno detto noi non ti votiamo la finanziaria, veda un po' cosa è successo nel Trentino-Alto Adige, nelle province autonome di Trento e Bolzano, in Val d'Aosta, ebbene lì siamo difesi da chi poi è stato espresso dalla Sardegna, quindi dai senatori e dai parlamentari, e noi continuiamo a far la spola, ma i risultati sono questi. Allora noi a questo punto dovremmo decidere di assumere un atteggiamento forte, dignitoso, che ci compete, non stiamo facendo nulla di straordinario, stiamo difendendo la nostra terra e stiamo difendendo i sardi.